Viso in forma con Petra. Come state? Buon pomeriggio. Allora, un attimo il tempo di collegarci tutti e di verificare che la tecnologia funzioni. Allora, vediamo se ci siamo. Voi appena riuscite a vedermi, datemi un segno che mi vedete e sentite bene. Ok, vedo già qualche occhietto che sta guardando, perfetto. Quindi buon pomeriggio a tutti e benvenuti ad una nuova puntata. Oggi è la 31ª qua sulla pagina appunto Viso in Forma. Ok, grazie per i like, quindi tutto funziona e mi fa piacere. Allora, come vi ho anticipato, avete visto che anche oggi abbiamo un altro ospite, quindi in questi giorni abbiamo tanti ospiti, quindi tanti contenuti interessanti. Di cui parlare. Ieri abbiamo visto, parlato un po' della cura della pelle in generale. Oggi invece abbiamo una cosmetologa con noi per parlarci di due argomenti molto specifici, due argomenti di cui si sente tanto parlare e oggi appunto bisogna un po' anche capire cosa sono realmente. E quindi invito qui accanto a me la dottoressa Sonia Rovesti. Quindi Sonia, un attimino che metto il collegamento. Dovremmo esserci. Buongiorno Sonia, benvenuta. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie, grazie per avermi invitato qua con voi. Grazie a te per aver accettato l'invito. È sempre interessante, visto che la mia pagina tratta di bellezza, di tonificazione dei muscoli facciali. Cosa migliore se non ospitare una cosmetologa, una professionista come te per chiarirci un po' le Certo, sicuramente. idee. Allora, giusto sto controllando se si vede e sente tutto, ma vedo sì i primi commenti. Bene. Allora, Sonia, per chi non ti conoscesse, tu sei chimica, cosmetologa, leggo qua, scusami per non dire qualche sciocchezza, sviluppi da anni prodotti per grandi case cosmetiche, quindi collabori anche con chirurghi estetici, crei in collaborazione con loro certe formule per appunto la pelle e dal 2012 anche hai creato la tua linea, ovvero hai creato la Rovesti Skincare, Sì. quindi fai un sacco di cose. Io anche seguo alcuni tuoi tutorial, quindi molto interessanti, dove spieghi anche un po' da piccolo chimico tutte queste formule e cosa appunto proprio come produci e come fai i diversi prodotti. Sì. Devo dire che la cosmetologia è una cosa che mi appassiona da sempre. E quindi lo faccio volentieri e adesso che lavoro un po' di più con i social, riesco proprio a comunicare quello che è la mia passione e i miei studi, cercando di far passare anche un pochino di informazioni utili, ecco. E quindi questa è una cosa di cui io sono molto contenta. Bene, adesso e oggi ci darai anche a noi qualche lezione e un po' di formazione. Allora, perché ti ho voluto qui oggi, qui con noi? Allora, io come sai insegno yoga facciale e già stimolando, attivando la muscolatura, diciamo, stimoliamo un po' la produzione di collagene, di elastina. Ma sappiamo che con gli anni, appunto, collagene e elastina ne produciamo sempre meno e spesso anche a me chiedono le mie allieve se bisogna integrare, cioè cosa serve dopo una certa età. Ecco, ci puoi un po' spiegare con concetti non troppo complicati e con formule, difficili, cos'è questo collagene e l'acido ialuronico? Puoi spiegarci un pochino questi due concetti? Molto, molto volentieri. Allora, io comincerei con lo spiegare l'acido ialuronico. Allora, sono due mole, immaginiamoci comunque sia l'acido ialuronico che il collageno sono due molecole grandi. Quindi sono due molecole che difficilmente penetrano all'interno della pelle. Cominciamo con l'acido ialuronico, che è quello che forse io amo di più. L'acido ialuronico io dico sempre che è un polimero. Polimero, immaginatevi un treno.
un treno lungo più o meno quanto si vuole, nel senso che il treno può essere molto lungo e allora avrà difficoltà a penetrare all'interno della pelle. Più il treno è corto, immaginiamocelo proprio portato qui una collana, più il treno è lungo, più ha difficoltà a penetrare all'interno della pelle. Più lo accorciamo e più sarà facile che questo riesca a passare all'interno della pelle, perché noi sappiamo che la nostra pelle è fatta a strati e la sua funzione, purtroppo, o diciamo per fortuna, è quella di cercare di tenere fuori tutto quello che è il mondo esterno. Quindi è una difesa che noi abbiamo nei confronti del mondo esterno. È una cosa che ci difende. Oh, mamma mia, scusatemi, ma non. Niente, questa è la diretta, quindi le cose belle della diretta. Oh, forse c'è qualcuno che vuole farti in diretta qualche domanda. Mi compaiono dei collegamenti Skype, non lo so. Allora. Dicevo che la nostra pelle è proprio strutturata per difenderci dall'esterno, quindi per difenderci dai batteri, dai virus, da tutto quello che sta fuori e quindi cerca di difenderci però anche da quello che noi le applichiamo sopra. Quindi far penetrare un cosmetico non è mai cosa molto semplice. Quindi, quello che dicevo è che l'acido ialuronico è un polimero, quindi è un treno lungo e più il nostro treno è corto e più è facile che penetri all'interno della pelle. Su ogni vagone del treno, quindi sul vagoncino singolo, immaginiamo che ci sia una caraffa di acqua. Quindi l'acido ialuronico è proprio quella molecola che è in grado di portare l'acqua all'interno della pelle. Quindi per idratare la pelle. Bravissima, sì. Quando alla pelle manca acqua e noi non beviamo e non gliela mettiamo dall'esterno, la pelle appare grinzosa. Quindi immaginate una mela che viene colta dall'albero. Appena la mela viene colta, è bella, turgida, tesa, piena di acqua. Quando lasciamo questa mela sullo scaffale, sulla credenza, per un po' di tempo senza darle nessuna cura, questa piano piano si disidrata, perde l'acqua e quello che succede è che la sua pelle comincia a fare le grinze. Quindi l'acido ialuronico è quella molecola che all'interno della nostra pelle è in grado di trattenere l'acqua. E quindi di far sì che la nostra pelle rimanga bella, gonfia, turgida. Purtroppo, con il passare degli anni, l'acido ialuronico un pochino si rompe, diciamo, nel senso che esistono degli enzimi all'interno dell'aria, all'interno dell'acqua e all'interno della nostra pelle che si chiamano ialuronidasi, che vanno a tagliare questo acido e quindi vanno a far sì che lui abbia meno capacità di trattenere l'acqua all'interno. Quindi quello che noi possiamo fare è comunque bere molto, quindi questa è una delle abitudini che io consiglio sempre, bere lontano dai pasti e bere almeno un bicchiere d'acqua ogni 2 ore, in modo da poter fare quel litro e mezzo, 2 litri che consigliano un po' tutti i medici. Quindi bere dall'interno, però anche mantenere la pelle idratata, quindi utilizzare acido ialuronico dall'esterno. Questo acido ialuronico sarà in grado di trattenere l'acqua e in parte di farla penetrare all'interno. Qua, scusami se ti interrompo, qua scrivono quante gocce bisogna mettere di acido ialuronico e in quali zone del viso?
Allora, ho fatto un video giusto ieri sulla mia pagina Qui Instagram. comunque poi alla fine della diretta le rimandiamo tutte sulla tua pagina così si guardano un po' più nello specifico, ma Certo. per rispondere a chi ha. Allora, sì, no, certo. Per rispondere, allora io direi, se l'acido ialuronico è puro, di metterne almeno 2 o 3 gocce sulle mani e di lavarsi la faccia, nel senso che si spalma proprio su tutto Tutto il il viso viso, ovunque. anche le palpebre, perché l'acido ialuronico è già un componente della nostra pelle, quindi noi possiamo metterlo proprio in tutte le zone, anche le più sensibili. Anche se finisce negli occhi, non è un problema. Però bisogna stare attenti che negli ingredienti, quindi quando si legge, adesso io non so se lo Ecco, vedete. così sì, più o meno, sì. Quando si legge quello che c'è scritto negli ingredienti, Sì. deve essere acido ialuronico puro, non devono esserci aggiunte di gelificanti, non devono esserci altri ingredienti che pur buoni che possano essere, però possono dar fastidio agli occhi. Quindi, se lo volete mettere proprio in tutto il contorno occhi e anche sopra, dovete fare molta attenzione che l'acido ialuronico sia puro. Ma c'è scritto se no una percentuale o c'è solo la voce acido ialuronico? Giusto No, così. c'è la voce acido ialuronico. Allora, ve lo leggo perché io adesso ve lo faccio vedere, ve l'ho fatto vedere, però c'è scritto sodium ialuronate, che è il sale sodico dell'acido ialuronico, sostanzialmente. È quello che si scioglie meglio E se all'interno. invece non è puro, perché il tuo è puro, ma se non è, cosa si può trovare altrimenti? Puro potrebbero esserci dentro dei gelificanti come il Carbomer, come la gomma xantana, come l'idrossietilcellulosa, per esempio, che non è che tecnicamente fanno male sulla pelle, ma possono dar fastidio negli occhi. Quindi, se non è puro, non mettetelo in questa zona perché potrebbe dare fastidio. Invece, puro è proprio un rinfrescante, io magari non dovrei dirlo, però me lo metto anche negli occhi come collirio perché mi tiene fresca e idratata bene per tutto il giorno. Quando lavoro molto sul computer, che mi si stancano gli occhi, ho bisogno di idratazione e quindi me lo metto anche dentro negli occhi, però giustamente il mio so che cosa ci metto dentro. Certo, qua c'è una tua cliente, diciamo, che conferma che è già da 2 anni che usa i tuoi prodotti e conferma che sono molto efficaci. Quindi, Ok, grazie. allora, poi qua c'è ancora, scusami che ti interrompo, ma visto che abbiamo alcune domande, approfittiamo già. Certo. Quante volte al giorno, settimana, mese bisogna applicarlo? Allora, non c'è limite per applicarlo, nel senso che si può applicare per dire anche 8 volte al giorno, 10 volte per dire, però quello che consiglio io è di metterlo sicuramente mattina e sera. Alla mattina perché aiuta a difendere dalla disidratazione che c'è durante il giorno, quindi proprio è un freno a quella che si chiama transepidermal water loss, quindi alla perdita di acqua che c'è normalmente di evaporazione della pelle. E alla sera per restituire alla pelle quello che è stato perso comunque durante il giorno, per cui almeno 2 volte al giorno io consiglio di metterlo. Prima della crema, cioè al posto del Prima siero, diciamo. della crema, al posto del siero, sì. Prima, assolutamente prima, anche perché potrebbe essere che gli oli di cui è composta la crema no, possano essere non così penetranti e quindi lasciano l'acido ialuronico ancora più fuori di quello che invece dovrebbe essere. Per cui prima l'acido ialuronico e poi la crema, il siero o quello che si vuole mettere. E un'altra cosa che voglio dire sull'acido ialuronico è che è un cicatrizzante eccezionale, quindi piace molto anche agli uomini, perché dopo che si sono fatti la barba, può essere
che si taglino, può essere che si irritino. E questo va a rinfrescare la pelle e a chiudere tutti quei taglietti che si possono essere appunto creati. Quindi anche loro possono applicarlo due volte al giorno, soprattutto. Tutti possono metterlo quante volte vogliono. Gli uomini generalmente sono pigri e lo mettono una volta soltanto al giorno, però come dopo barba è veramente utile. E i bambini lo amano molto perché quando cadono e si sbucciano, vengono su, si disinfettano il taglio e con una goccia di acido ialuronico il taglio non sanguina più. E quindi questo è una cosa per tutta la famiglia, tutti sanno, però è una cosa che va bene per tutta la famiglia proprio. E, l'acido ialuronico è molto buono anche per i casi di couperose, quindi per i casi in cui i capillari sono un po' sfiancati, quindi sono evidenti. L'acido ialuronico, diciamo soprattutto il peso molecolare, quello più piccolo, quindi allora... Cosa vuol dire questo peso molecolare? Perché so che i tuoi... È la lunghezza. Meno pesi molecolari ci sono, meglio penetra. Okay. Sì, più basso è il peso molecolare, più facilmente penetra all'interno della pelle. Più alto è il peso molecolare, più rimane in superficie sulla pelle. Quindi il peso molecolare più piccolino riesce ad arrivare così in profondità che dà elasticità, che diciamo che si deposita sulla parete dei capillari e li rende più forti e più elastici, più che altro, più elastici, quindi dà un miglioramento proprio di quello che è la microcircolazione e quindi aiuta proprio tutti i casi di couperose. Qua chiedono che di solito scrivono, di solito si trova al 30% l'acido ialuronico. No, non è da confondere con l'acido glicolico. L'acido ialuronico è un idratante. Purtroppo gli hanno dato questo nome acido, però è una molecola idratante, mentre l'acido glicolico che si può utilizzare in realtà al 30% è utilizzo medico, però è tutta un'altra cosa, è un esfoliante e non c'entra niente. Acido ialuronico al 30%, allora l'acido ialuronico viene da... la fermentazione di un batterio ed è in polvere. Quindi mettere il 30% di acido ialuronico all'interno di una formula è un po' complicato. Generalmente quello che si trova in commercio, se è buono, eccetera, è un 3-4%. 30% io sinceramente non l'ho mai sentito, non si può formulare un acido ialuronico così concentrato, ma poi non avrebbe neanche tanto senso, è sufficiente già un 3-4%. Poi scrivono che anche, ad esempio, c'è una signora che sta seguendo e dice che quello che sta provando lei ha anche la linfa di betulla e ti chiede cosa ne pensi tu di questo. Della linfa di betulla? La linfa di betulla è... può essere una cosa, un buon estratto per la circolazione. E, quindi, allora, tutti gli estratti naturali che possono venire aggiunti all'acido ialuronico sono sicuramente cosa buona, però danno in un certo senso al siero che contiene l'acido ialuronico differenti finalità, quindi differenti funzionalità. Sicuramente gli estratti, allora questa linfa di betulla può aiutare la circolazione, posso immaginare che sia, io l'estratto di betulla lo utilizzo per la cellulite, per esempio, è un estratto molto buono,
e uso però per altri scopi. E quindi, sinceramente, visto applicato sul viso, potrebbe essere un buon siero per la couperose, magari, perché visto che aiuta la circolazione, potrebbe essere un buon siero per la couperose. Però io sono dell'idea sempre che quando si utilizzano cose molto specifiche debbano essere singole. Quindi l'acido ialuronico deve essere acido ialuronico e dobbiamo sapere quando applicarlo, dove applicarlo e diciamo perché metterlo. Per cui mescolato ad altre cose può aiutare per altre finalità. Qua chiedono anche se si può metterlo prima di esporsi al sole. Sì, assolutamente, è una cosa che io consiglio molto perché sempre quello che viene, questa è una domanda che viene dal fatto che l'acido ialuronico si chiama acido, ma non dà esfoliazione, quindi siccome dà idratazione, è fondamentale metterlo prima della crema solare, per esempio quando si va in spiaggia o quando si va in bicicletta o quando comunque si sta all'aperto, è una cosa buona mettersi l'acido ialuronico prima della nostra appunto crema da giorno e questo aiuterà a evitare la disidratazione della pelle. Comunque, sì, assolutamente sì, metterlo sempre. Ho tante domande, non so quanto riusciremo qua a parlare di argomento. Allora, qua c'è Giovanna che chiede cosa ne pensi delle pomate a base di acido ialuronico, come per esempio Cicatridina. Come per esempio? Cicatridina, non so se ha sbagliato perché io proprio Cicatridina. non so cosa intendi, magari Giovanna se puoi spiegare meglio. Non la conosco. Sì, Sì, poi abbiamo un'altra. Allora, volevo sapere la vitamina E a cosa fa bene e come deve essere usata. Ma qua stiamo parlando, ad esempio, di acido ialuronico, magari non mescoliamo. No, infatti la vitamina E è un'altra cosa, un altro argomento, è un Esatto. antiossidante e va bene. Sì. Qual è il peso molecolare più basso dell'acido ialuronico? Allora, il peso molecolare più basso nel mio acido ialuronico in particolare è il monomero proprio dell'acido ialuronico, quindi è il vagone singolo. E questo vagone singolo ha il nome di glicosaminoglican ed è proprio quel vagone che è in grado di penetrare molto in profondità e che è in grado anche di fare da carrier, quindi di portare in profondità, oltre alla sua caraffa di acqua, anche altri attivi. Per cui è proprio quello che si porta dietro all'interno della pelle molte, molte cose. Ecco, quindi. Ok, qua stanno chiedendo quante volte ogni giorno, questo abbiamo già risposto prima, quindi per chi si è collegato, casomai può andare a rivedersi al termine della diretta, può rivedersi tutto quello che è stato detto fino ad ora per non ripetere di nuovo tutte le stesse domande. Non so cosa possiamo ancora dire dell'acido ialuronico. L'acido ialuronico, un'altra cosa che mi sento di dire è che aiutando la circolazione è molto buono anche per il cuoio capelluto, quindi è molto buono per diciamo, stimolare il bulbo pilifero perché migliorando la circolazione migliora l'irrorazione del bulbo pilifero, quindi i capelli diventano più forti, più luminosi, più corposi perché sono più nutriti. Quindi questa è una cosa buona, quindi utilizzarlo sì molto bene per il viso, ma si può utilizzare anche sul cuoio capelluto. Ma Ma scusami, come lo applichi? Cioè, hai infatti, quello che ho fatto io è un altro genere. fatto uno shampoo all'acido ialuronico? Ne ho fatto uno spray molto liquido in modo che si possa applicare un pochino più
semplicemente nella zona, ecco, si fanno delle spruzzate e lo si massaggia sul cuoio capelluto proprio per farlo penetrare meglio e questo dà una buonissima stimolazione e migliora anche un po' i casi di forfora, per cui è un idratante molto buono anche per questa zona. Qua chiedono anche se aiuta per la chi ha acne, per la pelle acneica, se aiuta. In realtà no, non è che faccia male, però anzi aiuta a chiudere se uno si è schiacciato il brufolo e quindi Come prima di c'è la ferita, c'è la fuoriuscita di siero e così con l'acido ialuronico si aiuta la cicatrizzazione, quindi si chiude. Però dire che aiuti a migliorare l'acne. Direi che sinceramente no, ha tante buone qualità, ma quella sull'acne non ce la vedo. No. Una cosa che devo dire che non, che a cui non tutti fanno caso è che l'acido ialuronico è quella molecola che porta acqua, non porta altro. Quindi, portando acqua, la pelle potrebbe risultare quella sensazione di pelle che tira, perché sulla nostra pelle c'è un film che si chiama film idrolipidico, vuol dire film fatto di acqua e di olio. Se noi gli aggiungiamo soltanto acqua, manca una componente, quindi sopra all'acido ialuronico, soprattutto nella pelle delle donne, va messa sempre una crema. Che contenga oli, burri, cere o quello che si vuole a seconda del tipo di pelle, però deve essere sempre seguito da una crema. Mentre per gli uomini questo non è necessario, perché comunque gli uomini hanno una grossissima produzione di sebo, perché hanno ormoni differenti e quindi hanno una pelle con uno spessore differente e proprio con una funzionalità differente dalla nostra, noi dobbiamo aggiungere all'acido ialuronico anche una cosa successiva. E quindi questa è una cosa che mi piace appunto specificare. Vediamo se c'è ancora qualcuno. Sì, qua chiedono se si trova facilmente in commercio l'acido ialuronico puro. E io questo non lo so dire, sul mio sito si trova facilissimamente, però Quello che tu sì. in farmacia, io credo che sicuramente l'acido ialuronico puro c'è, però bisogna chiedere e non sempre i commessi sono così, diciamo così, hanno conoscenza di quello che vendono, per cui bisogna saper leggere quello che c'è scritto dietro. Per cui quello che io voglio dire è che deve esserci come INCI sodium ialuronate e al massimo hydrolyzed glicosaminoglicans, che sono proprio il monomero, più qualche conservante, perché giustamente il conservante ci va all'interno di un gel, che può essere sodio benzoato, potassio sorbato, può essere mille conservanti differenti, però gli unici ingredienti che devono esserci sono sodium ialuronate e hydrolyzed glicosaminoglicans. Quindi se questo magari poi ve lo volete segnare, è una cosa utile, perché non sempre il commesso farmacia o in profumeria sa che cosa vende. Esatto. Poi comunque, come sempre, dopo ogni diretta degli ospiti metto tutti i contatti, quindi se uno vuole andare a approfondire o se ha qualche altra domanda, perché oggi, ripeto, vedo anche altre domande che non c'entrano molto con l'argomento di oggi. Oggi volevo principalmente appunto parlare di acido ialuronico e se riusciamo anche di collagene. Quindi se avete altre domande, se hai pelle sensibile, cosa ne penso di questo, magari o facciamo un'altra diretta per parlare solo di altro, oppure contattate la dottoressa direttamente, così vi posso consigliare lei. Certo, E secondo qua, me. ad esempio, scusami, sì, qua chiede una persona se l'acido ialuronico dopo aver usato il roller, il derma roller con gli aghetti, beh, penso di sì, Sì, visto che andiamo a. è fondamentale, anzi, io consiglio di utilizzarlo prima.
nel senso che si mette l'acido ialuronico sul viso e si passano gli aghetti. Gli aghetti aiuteranno l'acido ialuronico a penetrare ancora più in profondità, quindi questa può essere una cosa molto buona. Quindi io quando uso gli aghetti, prima metto l'acido ialuronico, poi passo gli aghetti, poi metto ancora l'acido ialuronico perché comunque si arrossa la pelle e quindi l'acido ialuronico dà quella buona sensazione di fresco. E poi va utilizzata una crema ricchissima di attivi, quella che hai migliore perché la pelle è stata giustamente stimolata dagli aghetti, per cui una buona crema anti-age o una buona crema comunque con molti attivi all'interno, perché questi appunto penetreranno molto meglio. Ok. No, al momento altre domande riguardo all'acido ialuronico non le vedo. Ok. Non so se c'è ancora qualcosa da dire in merito all'acido ialuronico, quindi sì, prestare attenzione a quello che si compra, meno peso molecolare, cioè il peso molecolare meglio penetra nel derma, cioè nella pelle. Una cosa che mi chiedono a volte, ci sono degli integratori di acido ialuronico. Allora, scusami, infatti, grazie che hai iniziato tu questo discorso, perché anche a me, che non è che sono appunto esperta di questo, mi chiedono se bisogna con gli anni integrare l'acido ialuronico, se basta solo quello nelle creme o bisogna assumere anche per bocca attraverso appunto polveri o integratori. Ecco, cosa dici di questo? Allora, siccome l'acido ialuronico è prodotto comunque da delle cellule che stanno in quella fascia della pelle che è viva, quindi dove arriva nutrimento attraverso il sangue, io consiglio di prendere degli integratori, cioè più avanti si va con gli anni, per aiutare la pelle a fare meno fatica, diciamo, e quindi a essere agevolata nei suoi compiti, è importante dargli una integrazione in modo che le si diano già i mattoncini per poter costruire poi lei l'acido ialuronico in profondità, perché sono queste cellule che con i mattoncini loro mettono insieme i vagoncini e poi costruiscono tutta la molecola che poi buttano fuori dalla parete cellulare. Questa molecola costruita, le cellule devono costruirla, quindi se gli diamo già qualche cosa di già fatto, già spezzettato, in modo che loro possano già utilizzare, è come se fosse il prefabbricato, in un certo senso. Gli diamo già il pezzettino, il mattoncino, loro lo mettono insieme più facilmente, piuttosto che dover cominciare una casa da zero, dalla sabbia, in sostanza. Quindi, consiglio di utilizzare degli integratori, anche andando avanti con gli anni. Allora, giusto qua chiedono, rispondo perché abbiamo già detto che al sole non è che provoca le macchie l'acido ialuronico. Anzi, metterlo abbondantemente per evitare che si disidrati la pelle e per aiutare a proteggerla proprio. Quindi. E poi anche scrivono chi è in menopausa, visto che la pelle è più asciutta, se va bene, se è consigliato. Assolutamente straconsigliato chi è in menopausa, se lo deve proprio, come dico io, spalmare sul pane. Sì. Okay. Bene, quindi penso che l'acido ialuronico l'abbiamo trattato abbastanza in lungo e in largo. Sì. Secondo me dovremmo, per parlare di collagene, secondo me dovremmo vederci un'altra volta perché mi hai detto che è un po' più lungo il discorso. Sì, ma il discorso più o meno è lungo come l'acido ialuronico, però visto che interessa e che certo, piace, no? Tra l'altro sul collagene volevo anche dire delle cose sui trattamenti che si fanno, quindi la radiofrequenza e così. Certo. Allora volentieri, sei disponibile. Un'altra volta.
sono molto onorata se posso riaverti di nuovo qua. Qua chiedono anche quali integratori di acido ialuronico. Sinceramente questi si possono chiedere al farmacista. E io personalmente non ne uso, però si possono chiedere tranquillamente in farmacia o in erboristeria, quindi loro sapranno consigliare quello che hanno. Non ho un nome specifico in particolare. Ok, non so se avete ancora qualche domanda relativa all'acido ialuronico, altrimenti poi per parlare di collagene facciamo una puntata a sé proprio per parlare solo di questo, così appunto andiamo più in profondità. E qua chiedono prodotti con acido ialuronico con tre pesi molecolari. Beh, abbiamo detto che... Sono buoni, nel senso vogliono sapere dei nomi. No, solo cosa ne pensi? Se abbiamo detto prima, hai detto prima che meno peso più il peso molecolare basso, meglio, diciamo. Più il peso molecolare è piccolo, più l'acido ialuronico penetra in profondità, ma siccome la nostra pelle è a strati, è importante idratare tutti gli strati. Quindi il piccolo va sotto. Il medio resterà un pochino sopra, il lungo resterà sopra e ad esempio nel mio acido ialuronico che ha 4 pesi molecolari c'è il peso molecolare che si chiama cross-linkato, quindi sono più catene di acido ialuronico legate a diciamo formare una sorta di rete che aiuta la protezione della pelle ed è quella che aiuta anche la cicatrizzazione della pelle, quindi è proprio come se fosse una sorta di cerotto che si mette e che dà quel comfort per tutto il giorno. Quindi, hanno una scadenza? Quanto dura un acido ialuronico? Ha scadenza? Dura quando lo apri? Quando lo apri, generalmente, a parte che generalmente viene messo in dispenser e quindi non lo si tocca, non è in un vasetto dove uno va dentro con il dito e lo può inquinare, quindi generalmente i cosmetici che non si toccano durano 12 mesi. Per cui no, direi che non c'è scadenza, anche perché sono conservati bene, per cui, certo. Per cui quando vengono messi in commercio hanno adeguati conservanti, quindi direi che dai 6 ai 12 mesi dopo l'apertura. Allora, qua chiedono se puoi ripetere l'INCI, in che senso gli ingredienti, quelli che gli hai detto della scatoletta. Allora, gli INCI dovrebbero essere sodium ialuronate e hydrolyzed glicosaminoglicans. E quindi questi sono i pesi molecolari che stanno tra gli intermedi e il molto corto. Nel mio c'è anche l'acido ialuronico cross-linkato, quindi c'è anche l'INCI che è sodium ialuronate cross-polymer. Però questo può anche non esserci, io l'ho messo come un plus, però credo che quasi nessuno ce l'abbia in commercio, perché è un acido ialuronico che si usa in chirurgia plastica, è quello che si inietta, sostanzialmente, è quello che si inietta per rigonfiare certe zone. E, iniettato dà un effetto, utilizzato sulla pelle dà proprio quella copertura da cerotto, e quindi ha due funzionalità diverse. Guarda, un'altra signora che probabilmente si è collegata adesso perché chiede se appunto in premenopausa è consigliato l'acido ialuronico o il collagene. Beh, abbiamo detto che possono usarlo anche i bambini, quindi sì, lo possono usare tutti, l'acido ialuronico è caldamente consigliato a tutti. Poi chiedono sul prodotto generalmente con quale citazione viene indicato il peso molecolare, cioè viene proprio scritto 4 pesi molecolari, come si fa a sapere? Di solito sì, di solito viene scritto perché è un plus che le
che le aziende vogliono vantare e quindi comunque è una cosa che scrivono sul nome marketing. Per esempio, sul mio acido ialuronico, quello che ho scritto io è acido ialuronico 4. 4 sta per dire che è 4 pesi molecolari. Ma se si va, ad Generalmente. esempio, a prendere qualche prodotto, non sappiamo allora se hai 4 o quanti. Come si fa a sapere quanti pesi molecolari? Non si può sapere, purtroppo dagli INCI questo non si legge. Dagli INCI non si legge, si può guardare nelle schede, di solito chi lo produce spiega che cosa mette dentro. Se è una persona seria, spiega quello che mette dentro. Bene, non vedo altre. Cosa ne pensi dell'acido ialuronico? L'erbolario, e qua sono altri sì, Non prodotti, quindi ognuno ha il suo. Certo, Ok, bene, niente, questo sempre dei pesi che abbiamo detto molecolari e Sonia, io direi che per oggi abbiamo già detto tante cose, proprio abbiamo esaurito questo argomento acido ialuronico e quindi lasciamo per la prossima volta il collagene, così parliamo solo di questo. Grazie, qua ci fanno i complimenti, nel senso che hanno detto una bella coppia, abbinamento, yoga facciale e i tuoi prodotti, perché c'è qualcuno che usa i tuoi prodotti e si allena con lo yoga facciale, quindi brave. Bene, grazie. Grazie. Bene, allora chi è interessato metterò qua sopra il video o sotto in base a come lo vedete il video, metterò nella descrizione i contatti, ovvero la pagina di Sonia, così potete andare a vedere altri suoi video che ne fa anche lei parecchi. E Sonia, noi rimaniamo che allora fissiamo un altro appuntamento qui sulla pagina Visoinforma, così approfondiamo anche l'argomento collagene. Ok? Volentieri, volentieri. Va Bene, bene, mi ha fatto grazie piacere Sonia. essere con voi, saluto tutti e ci vediamo con il collagene alla prossima puntata. Molto volentieri. Ciao a tutti. Ciao Sonia, grazie. Ciao. Bene, credo che sì, oggi sarebbe stato un po' troppo parlare anche di collagene perché qua saremmo andate avanti ancora per un'oretta, quindi sicuramente è molto più piacevole fare un'altra puntata e avere Sonia Rovesti di nuovo qui con noi per parlare proprio solo di collagene. Io vi ringrazio per aver seguito questa diretta. Domani, visto che è una giornata di Pasqua, pensavo di lasciarvi liberi, così anch'io ho un po' più di tempo da fare qualche videochiamata con amiche e amici per parlare un po', scambiarci gli auguri. Quindi domani non ci sarà nessun contenuto e ci vediamo poi lunedì con una nuova puntata. Ma domani, anche se non ci vediamo, potete comunque sempre allenarvi perché, e guardarvi qualche mio allenamento precedente. Va bene? Io vi saluto, vi abbraccio, vi auguro una buona Pasqua e ci vediamo lunedì con una nuova puntata, sempre qua sulla pagina Visoinforma. Grazie, un abbraccio a tutti e buona serata. Ciao!